Un giorno Temple si mette sotto la trasmissione, parlano un po', poi va da Poli e dice: ma qui bisogna darsi da fare, trovare sto terreno che, per fare sto campo d'aviazione. Eravamo settembre. Poi eravamo a moto, e in particolare a moto, sono andato giù, prima andavo giù, non ho la storia libera di niente. Vanno giù, c'ho da per me vanno giù verso a Vesme, verso a Acqui, quando che arrivo là dai Cavallero, da Cassina Grossa, che allora Temple era da Dre e Poli davanti, Temple dice: ferma qua, lo facciamo là. Ah, la distinzione sì, chiave. Lo facciamo là. Allora diciamo il Cavallero è i nostri amici, sì, collaboratori. Sto terreno era quasi tutto di loro, erano diversi, lo tenevano come prato o come campo, ma più tanto che al prato. Ah, dice sì, ma dice: come fai a fare in campo della gestione? E poi le ha detto: pensa che è. Difatti, no. Dopo, un bel co, all'indomani, sono con due gente di vermi e con zio. E là sul fondo, poi sul fondo, erano porti, della gente, erano un porti. E piavo la roba di chi fa un telescopio, duccia munga del campo d'aviazione, fegne e sì, fa un magazzino. O il grano che abitavo lì, era tranquillo. E lui là rompeva il bolle. E come si fumi? Quello lo porta all'inglese con Poli, poi dice: è Ruga Uma. E andiamo al padrone: è Ruga Uma. Ah, ma una fumanotte più bella. E dove fumare? Fuma là, non poteva Mironia. Ecco. Ah, sì. Allora, te si viste, ti ho vinto, ma da gente, di contadini, sono messi con una polla, con una sampa, con i bei, con il quale ci appoggiamo col porti, che avevo tutti i cupoli. Ogni modo la serie era per niente, dall'Anta, con Miradore, eccetera, erano fuori. E poi, il massimo mi si spianò un poco. E allora, adesso lo qui cosa fa? Ma Roma, lui era 380 meter. Temple dice: ma è un po' poco. Ogni modo facciamo venire l'apparecchio. Io mi ero un plan, esatto. E la fotografia chi è che e si apparecchia, arrivò e cose andate. E poi il pilota ho detto: il pilota era Giacomino, era in italiano. Ecco. La madandia con ghiacci. Ah sì, esatto. E sto io, se ne è per cosa, ad ogni modo, di ghiaccio la madandia dopo pinando. Ad ogni modo, e prende via, e dice: ma è Pluma, dalla cima era un Vittorio, proprio un Vittorio in contra, doie bene il motore, tutto, e dove porta accelerò, poi è una bella battaglia, Vittorio tutte pere, tutte pere, e da un macun del pere, né? E sì, era battaglia. Sì. In modo, oh Cristo, guarda, in bel momento, sausa, da c'hai il fornello del verme, gliene entra i meter. Mamma mia. Ogni modo andò via. Già, bisogna allungarlo. E lì, noi si andò assieme a una riana, e lì va a mio vaso, e cosa fu? E bituma di tibo. Ecco. E lo spegluma. Ma sì, E di fatto si andò più di tibo, più di arrangiosse. Ante un momento mi allungò 280 meter. Pensaci. Sì. Tu c'è travagli la gente. E dopo arrivavo io. E pensi che arrivavo il paracadutista, e arrivavo i bipotori. Esatto. Un portuomo, un portuomo. E poi più che altro hanno portato via tanti malati. Ecco, già i feriti. I feriti. E gli davo una specie di ospedale a Cortmiglia. Ma cosa vuoi? Pensa che gli era professor Edguarene,
col suo professore famoso a Tirì. Dogliotti. Un Nivacchiele, un Uberechiele. Sì. Il Comitato di Liberazione del Piemonte ci ha seguiti e ci ha aiutato. E ad ogni modo, poi una cosa, lì, in quel campo, lì è arrivata la speranza, è arrivata la penicillina. E noi niente, tu sbagliò, e arrivai a penicillina, all'indo, mi è bella lì. E avessi visto le mamme con i bambini pieni di bronchite, catarro, ma non possiamo alla fine, noi gli dico, mandate dagli uffici a gli fa che sa ma so. Allora gli portavo la massa e poi non proprio. Ah, guarda.